croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Ricordati, o Creatore del mondo, che nascendo nel tempo hai rivestito il nostro corpo nel seno intatto dalla Vergine. Maria, Madre di Grazia, dolce Madre di Clemenza, difendici dal nemico, accoglici nell'ora della morte. A te sia gloria, o Cristo, nato dalla Vergine, col Padre e lo Spirito Santo, eterni nei secoli. Amen. Salve, preziosissimo sangue del Salvatore nostro Gesù Cristo, effuso per noi nella circoncisione, salve. Un Padre nostro, un'Ave Maria, all'amorosissima effusione del sangue di Gesù Cristo, Signore nostro, allorché essendo bambino di 8 giorni, fu circonciso e volle essere trattato da peccatore come gli altri, nell'atto che era di stessa innocenza, per amore tuo, o peccatore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve, preziosissimo sangue del Salvatore nostro Gesù Cristo, effuso per noi in sudore nell'orto del Getsemani, salve. Un Padre nostro, un'Ave Maria, la pietatissima effusione del sangue di Gesù Cristo nostro Signore, allorché nell'orto di Getsemani, postosi in agonia mentre faceva orazione, rischizzò delle vene tanto sangue che non inzuppò le vesti né bagnò la terra per la tua ostinazione, o peccatore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve, preziosissimo sangue del Salvatore nostro Gesù Cristo, effuso per noi nella crudelissima flagellazione alla colonna. Salve. Un Padre nostro, un'Ave Maria, alla dolorosissima effusione del sangue di Gesù Cristo nostro Signore, quando legato alla colonna ebbe molte battiture per il castigo dovuto alla sua carne, o peccatore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve il preziosissimo sangue del Salvatore nostro Gesù Cristo, effuso per noi nella coronazione di spine del capo, salve. Un Padre nostro, un'Ave Maria, alla crudelissima effusione del sangue di Gesù Cristo nostro Signore, quando con sommo indicibile dolore gli fu delle pugnetissime spine tutto trafitto il sacro capo per confondere la tua superbia, o peccatore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve, preziosissimo sangue del Salvatore nostro Gesù Cristo, effuso per noi da tutto il corpo sotto il peso della croce. Salve. Un Padre nostro, un'Ave Maria, alla copiosissima effusione del sangue di Gesù Cristo nostro Signore, fatta da tutte le parti del corpo, allorché andando al Monte Calvario per essere crocifisso, veniva oppresso dal pesantissimo legno della croce che portava sopra le spalle, per frenare la tua fierezza di implacabile vendetta, o peccatore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve, preziosissimo sangue del Salvatore nostro Gesù Cristo, effuso per noi nella crocifissione delle mani e dei piedi. Salve. Un Padre nostro, un'Ave Maria, la certissima effusione del sangue di Gesù Cristo nostro Signore, fatta nella crocifissione delle sue sante mani e dei suoi santi piedi, in modo che tutto il Calvario ne restò cosparso, inondato, per liberarti dalla tirannia e potestà del demonio, o peccatore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve, preziosissimo sangue del Salvatore nostro Gesù Cristo, effuso per noi dal santo costato, traforato dalla lancia. Salve. Un Padre nostro, un'Ave Maria, alla pietatissima effusione del sangue di Gesù Cristo nostro Signore, allorché dopo la sua morte li fu da un barbaro crudele soldato con una lancia aperta il sacro costato per provvederti dei santi sacramenti e di tutti gli aiuti divini necessari all'acquisto della gloria del paradiso, o peccatore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hanno forato le mie mani e i miei piedi. Alleluia. Hanno contate tutte le mie ossa. Alleluia. Preghiamo. O Signore Gesù Cristo, che hai voluto discendere dal cielo sulla terra ed effondere tutto il tuo sangue prezioso per la remissione dei nostri peccati, ti supplichiamo umilmente. Fa che nel giorno del giudizio possiamo meritare di ascoltare la tua destra. Venite benedetti. O Dio onnipotente ed eterno, che guardi la terra e la fai sussultare, abbi pietà di coloro che ti temono. Sii propizio verso coloro che ti supplicano. Concedi a noi che temiamo l'ira di colui che fa tremare la terra dalle fondamenta, di percepire la tua clemenza che sana ogni frattura. Perdona, oh Signore, perdona il tuo popolo, concedi di respirare nel sollievo della tua misericordia dopo i castighi meritati con i flagelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso ascoltiamo la meditazione. La croce di Gesù è sorgente di speranza per la vita. Da Don Vincenzo di Lecce, vicario episcopale per il clero, per la vita consacrata, la nostra diocesi. Carissime amiche e amici di Miglionico, so che vi state preparando alla festa del Santissimo Crocifisso che ogni anno celebrate il 3 di maggio e che quest'anno celebrerete in modo diverso a causa della pandemia. Il vostro parroco, che saluto, Don Marc, ha voluto che io vi parlassi attraverso questo video della croce di Gesù, segno di speranza per la vita. Com'è possibile che la croce sia segno di speranza? La croce, lo sappiamo tutti, è uno strumento di morte. Sulla croce Gesù è morto. Eppure la croce è segno di speranza. Perché? Perché quel crocifisso è risorto. Perché quella croce, dal momento in cui Gesù è morto su di essa, è diventata segno di speranza. E la speranza cristiana non è una chimera, non è un sogno, non è un'idea, ma è una persona, è Gesù. È Gesù che è morto ed è risorto. Papa Benedetto XVI, nell'enciclica Spe Salvi, parlando della speranza, dice che la speranza che si fonda in Gesù Cristo è una speranza affidabile. Noi viviamo di speranza, non possiamo fare a meno della speranza, ma tante speranze si vanificano. Addirittura arriviamo a dire che chi vive di speranza muore disperato, ma questo non vale per il cristiano, perché la speranza, lo dicevo prima, è una persona, è Gesù che muore, è Gesù che risorge. E San Paolo, nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetto 8,
parlando proprio di Gesù, dice che fu obbediente al Padre fino alla morte e alla morte di croce. Perché sottolinea la morte di croce? Perché la morte di croce era una morte che tutti volevano scansare, ma Gesù invece non l'ha girata. Gesù l'ha presa, Gesù c'è salito su quella croce. E proprio perché Gesù c'è salito, quella croce da strumento di morte è diventato strumento di vita. Quella croce è fiorita, è proprio quell'immagine che l'iconografia cristiana ci presenta della croce. Una croce fiorita, una croce gemmata, una croce dalla quale, ecco, sboccia l'amore, sboccia la speranza per tutti. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo guardare alla croce, dobbiamo amare la croce, dobbiamo pregare dinanzi alla croce. E allora quest'anno, anche se l'immagine bellissima del Santissimo Crocifisso non potrà attraversare le strade di Miglionico, ma certamente potrete recarvi dinanzi a quel bellissimo crocifisso per contemplarlo e per scoprire quanto il Signore ci ami e quanto il Signore ha fatto sgorgare da quell'atto profondo di donazione la speranza per tutta l'umanità. Abbiamo tanto bisogno di sperare, soprattutto in questo tempo. Sembra come se, ecco, la speranza fosse scomparsa, invece non è così. Noi abbiamo la speranza, perché? Perché Gesù è morto, ma Gesù è risorto e che ci dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora, buona preparazione alla festa del Santissimo Crocifisso e rimaniamo uniti nella preghiera. Signore, Dio crocifisso, nell'ora del buio sulla terra, ai tuoi piedi ci prostiamo, insieme a Maria, tua dolce mamma, trafitta nel cuore, a noi donata come madre. A te, Signore crocifisso, consegniamo il cuore indurito, abitato dalle tenebre, dal peccato, che chiude le porte alla vittoria della vita. A te, Gesù crocifisso, presentiamo questa umanità afflitta e gemente, malata nel corpo e nello spirito. Il tuo sangue versato lavi e guarisca ogni ferita. A te, Gesù crocifisso, offriamo la carne segnata da male invisibile, che semina morte, tristezza e angoscia, perché sia liberata per sempre. A te, crocifisso di Miglionico, ci rivolgiamo fiduciosi. Donaci di tornare a camminare insieme per strade nuove, mano nella mano, rinnovati nella mente. A te, crocifisso di Miglionico, alziamo il nostro grido, bagnato da rivoli di lacrime. Attiraci a te per dare un senso a questo soffrire, vittoria sul nostro morire. Amen. Il Signore vi benedica, vi custodisca da ogni male. Amen.